Qui Libro Maldi riporta nel piano PV il ciclo di un motore termico, cioè il ciclo termodinamico di un motore a scoppio, un motore ideale a quattro tempi, dove c'è un gas perfetto che subisce trasformazioni reversibili. È un ciclo ideale, e il gas perfetto sarebbe la miscela aria-benzina. E le trasformazioni sono una serie di stati di equilibrio in successione. Quindi trasformazioni quasi statiche, lentissime, sappiamo che nella realtà invece non è così, perché il motore a scoppio descrive anche migliaia di giri al minuto, quindi è tutt'altro che un motore quasi statico. Questa è la fase di aspirazione, è una isobara, in cui il gas si espande alla pressione atmosferica. E perché la pressione atmosferica? Perché il cilindro all'interno del motore è in contatto con l'ambiente esterno grazie all'apertura della valvola di intake, di aspirazione. Quindi si tratta di un vaso comunicante aperto, la pressione esterna, la pressione atmosferica e quella interna sono uguali. Seconda fase è la compressione e le valvole si chiudono, compressione adiabatica e la miscela, praticamente il gas perfetto, la miscela vaporizzata, viene compressa fino al volume iniziale. Pressione e temperatura aumentano. Siamo arrivati quindi nello stato C, qui c'è lo scoppio. Temperatura e pressione aumentano ancora a volume costante, quindi isocora. E infine l'espansione adiabatica DE sarebbe la fase attiva, quella che si chiama il power stroke. Volume aumenta, temperatura diminuisce, si arriva in E e finalmente c'è poi lo scarico. Prima pressione e temperatura diminuiscono a volume costante, quindi c'è una breve fase isocora e poi lo scarico, che è un'altra isobara come l'aspirazione, che avviene a pressione costante. Il pistone torna indietro e ritorna al volume piccolo, diciamo, scaricando i gas di scarico attraverso l'apertura della valvola di scarico. Il gas compie una trasformazione ciclica, inizia e termina in uno stesso punto, che è indicato con A. Quindi questo è l'intero ciclo, aspirazione, compressione adiabatica e poi qui c'è lo scoppio con riscaldamento isocoro, l'espansione adiabatica, fase attiva, raffreddamento isocoro e di nuovo l'isobara come quella iniziale, però isobara di scarico. Il lavoro compiuto dal sistema, cioè dal motore in un ciclo di funzionamento è l'area del loop, del ciclo chiuso. Qui l'area colorata in giallo. Questo è il motore quattro tempi a benzina. Invece, lo schema di funzionamento di un motore diesel ideale, un motore a gasolio, ha questo aspetto, dove anziché l'isocora CD, c'è un'isobara al posto dell'isocora. Il resto rimane uguale, due trasformazioni adiabatiche, un'altra isocora, aspirazione e scarico. Dice infatti il Libro Maldi che l'accensione della miscela nel motore diesel è più lenta di quella nel motore a benzina. Perciò la fase di scoppio della miscela è meglio rappresentata da una isobara CD anziché da una isocora.